Casa Monica con il manager Salvatore Kirchi. Ed è la seconda ripresa. Ricordo che Strabello è il pugile che ha i pantaloncini neri ma con banda gialla. Ha sorpreso lo Strabello che viene ora contato. Non è finito al tappeto, lo Strabello si è appoggiato con una mano alla corda, lo incalza Casa Monica. Ancora un po' scosso lo Strabello. Strabello tocca col sinistro Casa Monica, ancora il sinistro di Casa Monica manda Strabello sulle corde, in difficoltà Strabello. Ancora il destro di Casa Monica, Strabello sulle corde e c'è un nuovo conteggio, il secondo conteggio, anche questo in piedi. E c'è la solita capriola di Casa Monica, l'arbitro ha fermato il match, Strabello protesta, dice ero in grado di continuare, in realtà sembrava un pochino spaesato, anche un po' impaurito sotto l'incalzare dei colpi di Casa Monica. Contato due volte, l'arbitro ha poi fermato il match e, ripeto, come sua abitudine, Casa Monica ha festeggiato con una capriola, un po' quello che fanno certi calciatori quando segnano un gol. Quindi vittoria abbastanza agevole per Sandro Casa Monica, è il 22esimo successo, 12esimo successo su 13 incontri, una sola sconfitta, quella subita il 17 febbraio dell'anno scorso contro Mazzazzi Cangodi, unica sconfitta nella carriera di Sandro Casa Monica, che ha come primo obiettivo il titolo italiano dei pesi leggeri. In realtà per questo titolo si era battuto il suo avversario contro Massimo Conte perdendo i punti in 12 riprese, quindi sulla base di questi confronti indiretti, ecco qui vengono riproposte le immagini, vedete Strabello sbanda, appoggia una mano alle corde, quindi 2 minuti e 22 secondi della seconda ripresa è il tempo ufficiale. KO tecnico decretato dall'arbitro Cavalleri, vince Sandro Casamonica.